Sono 1200 gli inquilini delle palazzine Ater di Collatterrato di Teramo fuori casa da ormai un anno dopo le scosse sismiche del 2016. Case popolari realizzate piuttosto recentemente, alcune di appena 2 anni e antisismiche, ma che hanno riportato danni per oltre 10 milioni di euro. Ora l'Ater sostiene che pur volendo non può procedere ai lavori perché non vengono erogati fondi. Sgomberati dal 4 novembre scorso con 5 figli. Con quali prospettive di rientrare? Io non lo so, sinceramente non lo so. La mia casa, il mio palazzo è categoria E. Se non partono ancora con le categorie B, la E succederà sicuramente come l'Aquila, che adesso stanno forse facendo la progettazione. Lei adesso dove vive? Io vivo a Collatterrato perché ho avuto la fortuna subito di trovare un appartamento da un amico. Pago 450 euro al mese, sì, vivo qua perché io lavoro anche qua, perché non mi potevo spostare in altri punti, però ci sono ancora tante altre persone che non riescono a trovare degli appartamenti. Nell'ultimo incontro che abbiamo avuto recentemente è emerso che da parte sua l'ente ha fatto tutti gli adempimenti previsti di loro competenza. E quindi i lavori non partirebbero, noi siamo il condizionale perché ovviamente riferiamo, non partirebbero perché praticamente dovrebbero cominciare le progettazioni e quindi gli appalti perché i soldini ancora mancano. Insomma, uno scaricabarile. Beh sì, perché infatti ci è voluto molto tempo e la cosa difficoltosa è trovare veramente le responsabilità di questi ritardi. Ma l'Ater avrebbe potuto costruirle meglio queste case? Ma questo indubbiamente perché non è possibile che circa la metà delle case sgomberate siano di edilizia pubblica residenziale. Poi di ultima costruzione. Addirittura un palazzo costruito e finito 2 anni prima, antisismico, e sia stato tra i primi sgomberati. Ma questo è più un lavoro che riguarda la procura e la magistratura piuttosto che il comitato. C'è poi da registrare le condizioni disumane in cui vivono alcune famiglie rom sfollate dalle palazzine Ater e alle quali nessuno vuole affittare una casa. Alcuni nuclei familiari con minori sono così costretti a vivere dentro roulotte parcheggiate dietro il cantiere dove si sta costruendo la grande chiesa di Collatterrato, senza acqua e senza servizi igienici.